Quanta fretta, da qui al tribunale ci sono pochi minuti. Hai fatto pratica? Eh sì. Sembri vera. Grazie. Io vado. Aspetta. Ci tenevo a dirti a nome di tutti che noi apprezziamo quello che stai facendo e sappiamo perfettamente quello che stai provando. Sta andando tutto bene, Lucrezio. Ricordati, tutti gli attori sanno che ogni spettacolo finisce e cala il sipario. Sì, sta per finire. Vi voglio bene. Vuoi che ti accompagni? No, no, vado da solo, sola, non so. Voi preparate un buon pranzo e aspettatemi, mi piacerebbe un pranzo all'italiana e poi passeremo il pomeriggio in casa, staremo tutti insieme come facevamo alla fine di ogni nostro spettacolo. Bene. Signore! Oh! Che meraviglia, grazie. Prego. Sì, pronto? Pronto? Pronto, chi è? Pronto? Esme? Beh, e allora? Tutto a posto. Qui c'è la copia. Bene, è fatta. Possiamo brindare. Brindiamo! E apparecchiate la tavola. Io non ho fame, scusatemi. Sono molto stanco. Non mi sono ancora ripreso dall'altra sera. Festeggeremo più tardi. Ehi, bambina. Va tutto bene? Sì, secondo copione.
prego, buongiorno, signore. Ho portato il pesto che mi ha chiesto la signora Illuminata. Molto gentile. Illuminata, c'è qui la signora Portinaia con il pesto per la nostra Esme. Ecco il pesto che mi aveva chiesto. Sì, molte grazie, Esme lo adora. Onorato, va a dire a Esme che la signora Portinaia ha una sorpresa, signora, per lei. Me ne randa il pesto. Non so come ringraziarla. Mi scusi, signora. Che c'è? Mi sono ricordata in che teatro l'ho vista. Ero seduta in platea. No, recitavo sul palcoscenico. Brava, che memoria, una vecchia passione giovanile. Ha visto giovanile. Che alla fine mi sono ricordata. Eh sì, tutto quello che vedo mi rimane in testa. Bene, voi siete proprio la persona giusta per seguire le faccende della nostra famiglia. Da giovane ho fatto la rivista, sì. La rivista. Beh, le prime armi. Poi ho conosciuto mio marito e ho messo su una bella famiglia. E vede, io ero molto bella da giovane, lo sa. Ero così bionda, con gli occhi neri. Era questo il balletto che facevo, lo conoscete? Aspettate, facciamolo insieme. Guardate. Aiuto, Esme, si è ammazzata! Correte presto! È seduta sul letto, venite! È morta sul letto, correte presto! Esme, si è ammazzata! Esme! Calma. Oh mio Dio, ma cosa dite? Guardate, eccola! Venite. Venite via. Venite con me. Un dottore. Chiamate un dottore. Chiamate un dottore, presto. Ma come è successo? Pensaci. Perché? Ci vuole un tempo infinitamente breve per ritirarsi dal mondo. La morte si impossessa di noi quando siamo ancora vivi. Esme è venuta a vendicarsi e l'ha fatto lacerando il mio cuore con irrisolvibili contraddizioni. Tutte le volte che dallo specchio la mia immagine è arrivata dritta al mio cuore, senza nemmeno passare per gli occhi, ho visto la morte aspettare e sorridere del mio travestimento come un bambino cattivo. Ho amato quell'uomo che avrei dovuto tradire. È sempre così. Il destino si prende gioco di noi. Siamo arrivati fin qui indifferenti al dolore per la morte, ma adesso, a questo dolore, non possiamo più sottrarci. Vi lascio tutto di me, le cose materiali, ma soprattutto i ricordi della mia vita che ho passato insieme a voi. Per oggi, soltanto per oggi, non aprite le porte e nemmeno le finestre, perché il ricordo rimasto non se ne vada con il vento. Meglio non guardarli. Dovete credermi. Il suo volto non è più quello che tutti noi abbiamo amato. Questo è da parte dello studio notarile al quale si era affidata la povera Esme. Si tratta di un testamento. Leggete. Io, Esme Roth, vedova Lalanne, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali ed in presenza del notaio Solanas, lascio tutte le proprietà da dividersi in parti uguali a Anacarsis e Steban. Meneranda Herrera,